dopo aver scontato il turno di squalifica, Renan e Reggini, per entrambi c'è la possibilità di vederli in campo dal primo minuto, comunque rappresentano due soluzioni in più rispetto alla gara con i bianconeri. Sicuramente sì, anche perché sono due ragazzi su cui ci facciamo affidamento e quindi avere più scelte mi dà in un certo qual senso più possibilità di sbagliare. Il fatto che la Juventus è chiaramente una squadra diversa da tutte le altre in campionato, mentre adesso c'è il Bologna che dovrebbe essere una di quelle squadre della fascia della Sampdoria, quindi potrebbe essere proprio l'inizio del campionato questa trasferta e questa partita. Ecco, quanta curiosità c'è da parte tua di vedere all'opera la tua squadra? Ma la Juve è vero, però ce la siamo giocata. Poi il campo, cioè, non è che inizia, il campionato inizia a Bologna, è iniziato con la Juve, lo sapevamo che il calendario ci aveva messo la Juve, che magari sulla carta è anche più pronta di noi, però la squadra se l'è giocata, ha perso contro una grande squadra, però se l'è giocata. È chiaro che domenica sulla carta è una partita dove possiamo testarci a che livello siamo, per questo sono curioso di vedere, ma sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, perché so che abbiamo lavorato bene, so che abbiamo un gruppo, magari non siamo ancora al 100%, però sono convinto che il gruppo c'è, però c'ho sempre bisogno del riscontro del campo. Paradossalmente avete lavorato molto bene per il campionato, le amichevoli che avete fatto, alcune erano anche di spessore, vedi il Marsiglia che è nei gironi di Champions, però nessuna squadra di Serie A o B italiana fino alla Juve, no? Quindi diciamo che è un po' un confronto, oltre alla Juve che ci ha detto, nuovo, voglio dire, per questa stagione. Sì, anche se io diffido molto del calcio d'agosto, perché il calcio d'agosto si pigliano luce per l'antenna, anche perché dipende molto da che tipo di preparazione hai fatto e che cosa vuoi dalla preparazione, perché se tu affronti magari una compagine della tua categoria e non hai lavorato, è chiaro che sei più brillante, quindi cioè, lascia il tempo che trovano queste considerazioni, però adesso d'oggi in avanti invece i tre punti contano sotto questo punto di vista. Avendo a che fare tutti i giorni con i propri giocatori, che idea si è fatto, come ha visto Gabbiadini che va praticamente in casa nello stadio in cui ha giocato per un'intera stagione? Ma vedi, questi gli scherzi del calendario, lui c'aveva in coproprietà con la Juve, la prima giocata con la Juve, adesso gioca la squadra che ha giocato l'anno scorso. Non è come me che ho allenato 10-15 squadre, quindi ogni settimana ne incontro qualcuna, quindi per questo è già fortunato che si toglie queste due situazioni, poi ci pensa al ritorno. Paola? Sì, io volevo un attimo sapere cosa si aspetta da queste ultime giornate di mercato, insomma. Ha parlato di rendere questa squadra più omogenea, ovviamente non mi dirà i nomi, ma quelli che circolano secondo lei possono rendere la squadra più omogenea? Io non so chi circola, quindi non lo so se può rendere la squadra più omogenea. Io, se c'è una cosa che non leggo, non leggo i giornali, mi fa la rassegna stampa lui, ma è sei righe, in sei righe fa fatica a circolare tutto quello che magari si scrive. Però di mercato l'ho già detto, io devo pensare alla partita di Bologna, poi quello che pensavo l'ho detto alla mia società, non vorrei che fossimo distratti da quello che può succedere dopo domenica, mi interessa quello che succede fino a domenica, anche perché non è il mio modo di operare, io ho questo gruppo, devo fare bene con questo gruppo, poi se c'è, il discorso l'ho detto prima, se c'è da migliorarlo, renderlo più omogeneo, Tanto di cappello, ma sotto questo punto di vista ho parlato con la società. Dopo domenica la partita successiva sarebbe il derby, lei Petagna preferirebbe averla a disposizione nella sua rosa per il derby o preferirebbe averlo magari contro? Ma io non posso parlare di un giocatore che sta al Milan,
Io posso parlare dei giocatori che stanno alla Sampdoria, non posso parlare. Io vorrei avere magari tantissimi giocatori, mi piace Rooney, ma so che sta al Manchester, non è che posso parlare di Rooney sotto questo punto di vista. Quindi non mi fate parlare di persone che in questo momento sono sotto contratto con altre società. Uno che invece è sotto controllo con la Sampdoria da Costa, e diciamo che si è parlato tanto di altri possibili portieri, invece l'indirizzo sembra quello di confermare il portiere. Probabilmente non è stata decisiva, come ha detto anche la società, la partita con la Juventus, però magari un po' ha spinto in questa direzione. Ma è un discorso di fiducia, noi abbiamo fiducia nei nostri portieri. E soprattutto il ruolo del portiere è un ruolo delicato, basta vedere anche ieri sera cosa è successo magari con la Fiorentina, cioè, molte volte una partita ti fa andare alle stelle, la partita dopo, e non si può ragionare in questi termini, o si ha fiducia o non si ha fiducia. Noi abbiamo fiducia nei nostri portieri, poi il ruolo del portiere è delicato, ma non è detto che se pigliamo un altro portiere che faccia bene per forza sotto questo punto di vista. Bisogna vedere che tipo di, sempre il discorso di Rooney, cioè se devo scambiare un gatto per un cane non lo faccio, cioè questo è il discorso. Parlando del discorso che facevi prima su di te, sul fatto tu di pensare solo alla partita di Bologna, siccome c'è questo anomalo calciomercato che chiude addirittura dopo la seconda giornata. Tu sei esperto, ho detto, non vecchio, ma qui sono molto giovani invece, il tuo gruppo è molto giovane. Hai parlato anche ai giocatori per dire che devono pensare solo a Bologna, che il mercato non esiste, eccetera, eccetera, o temi che ci possa essere un minimo di condizionamento? Sì, però questo fa parte anche del professionismo, cioè il professionismo ci sono gli oneri e gli onori. Gli oneri sono anche in un certo qual senso se di convivere anche con le voci, se no significa che non sei un professionista sotto questo punto di vista. E qui dobbiamo fare anche un salto di mentalità sotto questo punto di vista, cioè non puoi avere il mercato aperto e essere distratto dal mercato, allora ti devi battere per avere il mercato chiuso sotto questo punto di vista. Però qui dobbiamo fare un salto, cioè siamo tutti professionisti e soprattutto noi siamo, almeno quelli che ho in rosa io, sono pagati dalla Sampdoria e non si è mai che qualcuno fosse distratto da altre situazioni. Per questo, siccome io so cosa voglio dei miei giocatori, non mi piace parlare invece di giocatori che stanno in altre società, che ragionando in questi termini penseranno alla loro società finché non saranno trasferiti sotto questo punto di vista. Tattico, fermo restando che la Samp ha sempre giocato col 3-5-2 anche quando incontrava squadre con altri moduli, Bologna ha un solo attaccante che dovrebbe essere Bianchi e tre giocatori invece che giocano dietro, Diamanti, Conè e forse il greco Christodoulopoulos. Come si affrontano? Sarà più un problema per i difensori o magari qualche centrocampista dovrà dare una mano? Ma io penso che una squadra deve avere un suo sistema di gioco, una sua fisionomia, poi si deve sapere adattare anche agli avversari, ma senza snaturare le proprie caratteristiche sotto questo punto di vista. Però, cioè, se io un giorno gioco il 3-5-2, un giorno gioco il 4-3-3, un giorno gioco il 4-5-1, alla fine perdo la mia identità sotto questo punto di vista. Ecco, io non credo questo, dovresti avere dei giocatori tanto duttili, soprattutto tanto anche con tanta esperienza alle spalle, in un certo qual senso che si sappiano anche adattare alle varie situazioni. E secondo me tra le due cose è meglio avere magari sicurezza in un senso e magari rischiare in qualche altro, però questo fa parte sempre del progetto di Cristi. Però penso che una squadra, giocando in una maniera, puoi cambiare leggermente qualcosa senza stravolgere, questo è poco ma sicuro. Chi è? Sia la Samp che il Bologna hanno avuto un esordio molto duro in campionato, no? Perché ha affrontato quelle che sono un po' le due favorite. La Samp forse è uscita meglio perché ha retto un po' di più. Volevo chiederle se appunto ha visto il Bologna in azione nella prima partita e che difficoltà si aspetta che possa presentare la squadra di Pioli. Sì, abbiamo incontrato due grandissime squadre che sulla carta assieme altre 5-6 sono superiori alla nostra, quindi
non è facile neanche andare a giocare a Napoli in questo momento. Ho vista la partita e sicuramente loro cercheranno di fare bene in casa davanti al proprio pubblico, aprire la nuova stagione come cercavamo di fare bene noi davanti al nostro. Quindi l'ho detto prima, sono curioso, però siccome siamo ancora all'inizio, soprattutto siamo ancora ad agosto, cioè per dare un giudizio su una squadra ci vogliono 4-5 partite, secondo me è ancora troppo presto, cioè, ecco, non vorrei che fossimo lapidari, nel senso che cioè va bene una partita e allora ti esalti, va male un'altra partita e allora ti deprimi sotto questo punto di vista, perché siamo ancora all'inizio. Poi però se una squadra ha uno spessore, ha la caratura, ha anche delle deficienze, dopo 3-4 partite si vede. A Bologna però forse si sono depressi anche prima della prima partita, visto che ci sono state più di una contestazione durante l'estate. È una squadra che ha perso diversi giocatori nel mercato. Secondo lei è una delle squadre che si è indebolita di più in quest'estate, e secondo lei il Bologna quest'anno potrebbe essere una diretta concorrente nella lotta per la salvezza? Io sono abituato a guardare in casa mia, quindi cioè io non sapevo neanche che c'era la contestazione a Bologna, l'ho detto prima, cioè io sto molto pensando alla mia squadra e onestamente non mi permetterei mai di parlare se si sono indeboliti o no. Io devo pensare alla Sampdoria, io so solo che gioca nel nostro campionato e ha fior di giocatori che sono anche nazionali, quindi non mi sembra tanto debole questa squadra, e ci avremo una partita non difficile ma difficilissima, no? Questo lo sappiamo. Però questa è una domanda che dovete fare all'allenatore Bologna, non a me sul Bologna. A me dovete fare domande sulla Sampdoria. Mister, volevo fare due domande. Sulla Sampdoria, possibilmente. Okay. Una sulla Samp e una lei personalmente. La prima, entrambe le squadre vengono da una sconfitta dopo la prima giornata. Secondo lei quale potrebbe essere il fattore principale per dare una svolta alla partita di domenica, quindi da non arrivarci con la paura di poter perdere nuovamente? Se dopo la prima partita, dopo la partita che perdi, vai la seconda partita con la paura di perdere, cioè significa che siamo alle ultime battute del campionato, siamo ancora solo all'inizio. Ma guai se una squadra affrontasse la partita con la paura di perdere, ma anche se dovessimo giocare con una squadra molto più forte di noi, cioè, se uno tiene paura di perdere deve cambiare mestiere, non deve giocare a calcio, cioè, significa che c'è qualcosa che non quadra. Però è chiaro che viviamo di risultati sotto questo punto di vista, però secondo me per avere la possibilità di fare risultato devi andare là a giocare la tua partita alla massima delle possibilità, possibilmente pensando di vincere, non certamente di perdere. Poi succede quello che succede. Invece lei personalmente, essendo lei romagnolo, la sente un po' come un derby la partita col Bologna, o avendo girato molte panchine non la sente quasi neanche più? Io sono romagnolo, Bologna in Emilia, quindi non la sente la rivalità con la No, non è un derby per me. Di solito i romagnoli sento il derby col Rimini, col Cesena, col Forlì, col Ravenna, non col Bologna. Poi onestamente ormai sono cittadino del mondo, cioè questi campanilismi, queste rivalità, onestamente. Anzi, è una città anche che mi sta anche simpatica sotto questo punto di vista. Qualcos'altro? Marco? Una curiosità, allora, stupito che un giocatore che conosce bene sia stato ceduto per 11 milioni più 4 di bonus come Diaic? No, ho conosciuto tanti altri che sono stati venduti per di più, vedi Cavani, quindi non vedo perché mi deve stupire, o Vucinic o altri che penso di aver contribuito a farli diventare giocatori, Pastore, addirittura 42 milioni. Quindi mi sarei dovuto stupire più di Pastore, 42 milioni che non 11, penso che è la cifra più grande. Giulia? Mister, ieri Gastaldello ci ha detto in un'intervista che fosse per i giocatori, a questo punto chiedo anche per i mister se potrebbe essere così, sarebbe meglio che il mercato finisse magari con il mese di luglio, in modo che arrivi a giocare e prepararsi al meglio fino ad agosto, fino all'inizio del campionato. Comunque questa situazione potrebbe permettere quindi ai giocatori e allo stesso allenatore magari di preparare la squadra al meglio. Potrebbe essere d'accordo anche lei con questa idea lanciata alla Lega?
Io l'ho già detto prima, sarebbe meglio che io all'inizio proprio della preparazione sarebbe meglio che questi sono quelli che alleni, questi sono quelli che non fanno parte e basta. Sì. Per di più, cioè così hai la possibilità di prepararla la partita. Ecco, un'altra cosa che vedo che sta cambiando anche questo, che gli ultimi colpi si fanno, addirittura anche i colpi più importanti, l'ultimo giorno di mercato. Poi essendo magari dopo due partite, non si ragiona per quello che serve alla squadra, ma si ragiona in base a quello che si è evidenziato nelle ultime due partite. Cioè, se per caso sono andate male queste due partite, allora servono 7-8 giocatori. Se per caso sono andate bene, non serve nessun giocatore. Ecco, questo è un modo, secondo me, sbagliato di ragionare. Cioè, se ti serve qualcosa, ti serve indipendentemente che sei fatto due risultati positivi. E se non ti serve, non devi cambiare lo stesso anche se fai due risultati negativi. Questo è il mio modo di intendere, perché sennò ragioni di pancia, non ragioni di testa. Per questo non mi va a parlare di mercato, perché quello che pensavo l'ho già detto 20 giorni fa, quindi non è che ho cambiato idea in questi ultimi 20 giorni. Posso così? Cos'altro sulla Samp proprio? Ieri durante la partitella, il secondo tempo ho notato che l'ha fatto durare un po' di più. Questo perché forse le cosiddette, diciamo, attualmente riserve la stanno mettendo un po' in difficoltà e quindi quest'anno potrebbero cambiare un po' di gerarchia nella formazione. Però forse si stava divertendo in campo, ha detto. No, li ho fatti giocare un po' di più, ma capiterà anche il contrario, che farò giocare di più i primi e farò giocare di meno i secondi. Però di solito chi ha giocato di meno forse hanno bisogno magari di qualche minuto in più. Poi molte volte capita che magari vuoi vedere certe cose, quindi, ma non è che è una regola fissa. Però visto che stavano facendo bene, si divertivano, mi stavo divertendo pure io, quindi li ho fatti continuare, anche perché non dovevo andare da nessuna parte, quindi come al solito, quindi potevamo continuare all'infinito, per me non c'era problema. Anche perché non è che siamo pagati a cottimo, cioè come i piastrellisti, cioè non è che siamo pagati a tempo. Grazie.